Mario, allora abbiamo parlato di un Mario un po' nervoso durante la partita. Clarence Seedorf ha anche detto si è chiarito con il compagno perché c'era stato forse un malinteso. Com'è stata la tua partita e da un punto di vista non solo tecnico-tattico, anche da un punto di vista emozionale, ecco? È stata una partita normale, e non ho fatto il gol nel primo tempo, potevo tirare e basta. Non ho capito all'inizio la mia sostituzione, ma siccome lì in studio dicono che non sono un top player, magari è per quello. Senti, ti vedo, sei molto nervoso, ti vedo un po' arrabbiato, ecco. Io ho visto un gesto con Tarab, ma poi ti sei chiarito con Tarab, che non aveva capito forse un passaggio. Ma tutti quanti sono nervosi quando perdono, a nessuno piace perdere. Senti, poi ti lascio a loro. Io ho visto anche un Mario che va a trovarsi lo spazio anche un po' di fuori dall'area, distante dall'area. È lì che ti trovi meglio? Quando la palla non arriva in area devi andarla a prendere fuori dall'area. Oggi la Roma vi ha un po' ridimensionato. La Roma è forte, fa un gran gioco e ha meritato di vincere. Vi ascolta Mario. Giancarlo. Allora, io la critica che ti rivolgo proprio è quella che tu ti muovi veramente poco in campo, perché le tue qualità tecniche abbinate alla velocità e potenza, in quello saresti il primo al mondo. Secondo me, non so il motivo, insomma, probabilmente pensi che sia meglio giocare in questo modo, l'allenatore è già contento di quello che fai, però se tu ti riguardi le partite, vieni anticipato tante di quelle volte, perdi quei palloni, secondo me perché ti muovi molto poco. Chi sta parlando? Giancarlo Marocchi. Secondo me non capisci di calcio. Vabbè, non puoi non essere d'accordo con lui, ma insomma ne ha giocato. Non capisci di calcio, non sono d'accordo, non capisci di calcio, basta. Non sei d'accordo è un conto, non capisci di calcio è un altro. Zvonimir Boban. Te lo dico io, fidati. Mario, non è bello quel che dice Giancarlo. Non mi interessa. Vabbè, può anche interessare. Non mi interessa. Vabbè, hai ragione, okay. Di pensare come vuoi. Tu pensi veramente che tu sia un fuoriclasse? E come io l'hai penso dimostrato? Di un giocatore normalissimo. Cosa, io penso cosa? Di essere un giocatore normalissimo. Non ho mai detto allora di essere un fuoriclasse. Siete voi che parlate di questo. Devo essere un fuoriclasse, ci vorrà tempo e basta. Siete voi che parlate sempre di fuoriclasse, non fuoriclasse. Vi aspettate sempre 5 gol da Mario. Noi speriamo che maturando. Si possa giocare anche male, bene, non c'entra niente. Sai perché Mario? Poi tu lo puoi diventare un top player, è quello il tuo problema. Tu lo puoi diventare. Sì, ma di sicuro non per la ragione che dite voi. No, ma noi ci aspettiamo. E qual è la ragione secondo te? La ragione non è quella che dite voi, no, la vedrò io col mister sui movimenti, poi c'entrano le partite, ogni partita è diversa. Sì. Se sono arrivato davanti alla porta una volta ci sarà qualcosa che non avrò fatto bene è io. È difficile squadra, che tu, tuo talento riesca a materializzarlo con questi pensieri, guarda, mai minima autocritica. Io ho capito cosa tu vuoi dire Mario, che molte volte non ti metto... È difficile Mario, comunque e ci dispiace, critica, guarda che non è che ti odiamo, no, che ma parliamo. Non è questione di... Ma voi parlate sempre no, di non Mario, vuole... Mario. Vabbè, adesso dobbiamo sono fare, qua, fare, voi parlate perché... di... Siamo pagati...